Amici infedeli, silenzio, non vi fate distrarre, silenzio, state, distraetevi, non ci pensate, la Lazio sta già vincendo con Milan 1-0, ma voi non state sereni, pensate al resto. Siamo pronti per cominciare a fare la nostra trasmissione, tra poco l'infedele con Enrico Fedele, tantissimi ospiti, c'è il professor Gridelli, c'è il capitano Guido Trombetti, arriva il professor Francesco Fimmanò, arriva Salvio Salzano, insomma parleremo di tutto e di più. Perché stasera voi pensate, mi fate vedere un attimo, non c'è sta ancora l'infedele, fatemi vedere un attimo la classifica, ma dico io, Massimo Iraci, la Lazio sta vincendo 1-0, ma tu sta classifica, ma quando me la fai vedere, se non me la fai vedere adesso, che il Milan che sta a meno 12, l'Inter che sta a meno 13, ma com'è possibile? Vabbè, comunque, ci fermiamo soltanto un attimo, tra poco parleremo di Osimhen, parleremo della plusvalenza, parleremo di tutto e di più. Ci fermiamo soltanto un attimo, siamo pronti, sta per partire l'infedele. Shh, non ha guardato la partita, non ha pensato proprio tanto, poi ci pensa. A tra poco. Amici infedeli, eccoci qua, tornati in diretta, pronti per iniziare il nostro consueto appuntamento del martedì con l'infedele. Saluto Enrico Fedele, grazie Enrico. Che eleganza questo jeans, questa camicia di jeans. Davvero americana, pregiata, molto elegante. Ti faccio i complimenti, mio caro. Voglio innanzitutto immediatamente coinvolgere i miei amici a casa, ma già ci stanno scrivendo senza aver neanche fatto mettere in sovraimpressione il numero di telefono, sia per le dirette 081 630 630, sia per i messaggi via WhatsApp che adesso, grazie alla mano magica di Giulio Tammaro, verranno in onda, il 351 533 8969, e neanche Giulio Tammaro questa sera ci regala i numeri di telefono in sovraimpressione. Ottimo, mi fa piacere. Però io saluto comunque il mio amico Pistone, zia Gianluca, dopo tanti l'amministratore, ho vinto, il vostro amico Pistone è tornato, ma lui non ci ha abbandonato, ma ecco i numeri sono arrivati. Ma è vero o non è vero che sto tornando a Napoli? Un caro saluto all'infedelissimo da Gennaro Marigliano, questo è proprio l'inizio. Ora che il Milan sta perdendo, ma eventualmente l'infedele manterrà sempre la promessa di farsi i capelli azzurri, Massimo ed Elvira, i nostri amici dei quartieri spagnoli. Quest'anno li faccio a maggio. A maggio ci anticipi? E allora vediamo com'è la situazione, perché tra poco ci colleghiamo con il primo nostro graditissimo ospite. Questa è la classifica aggiornata. Girone di andata, se la Lazio rimane in vantaggio primo, così com'è con il Milan, il Napoli ha 12 punti di vantaggio, cioè, dalla Fausto seconda. Fausto Coppi, dietro di lui il vuoto. Il vuoto, un uomo solo al comando. E 13 punti da Inter, Roma e Lazio. Vi dico solo una cosa e poi ci colleghiamo con, anzi lo vediamo già, salutiamo il nostro grandissimo professor Cesare Gridelli, primario della mitica reparto di oncologia alla Moscati, un'eccellenza della Campania, ad Avellino. Ciao prof, ti voglio soltanto, buonasera. Ti voglio soltanto dare questa notizia. Io non so come finirà stasera Lazio-Milan, non lo so. Non la guardate, state distraetevi, tanto non importa niente. Neanche la Juventus di Conte dei 101 punti, neanche l'Inter di Mancini quando insomma vinceva tutto, eccetera. Nessuna squadra negli ultimi anni ha avuto il vantaggio di 12-11 punti alla fine del girone di ritorno sulla seconda. Il massimo sia della Juve di Conte che dell'Inter erano i 9 punti di vantaggio, nessun'altra. Mo dico io, professore Gridelli, qua che cosa dobbiamo fare? Cioè, voglio dire, bando alle scaramanzie, come ha fatto anche l'infedele. Io penso che il Napoli deve continuare a fare il suo campionato senza guardare, poi il vuoto aumenterà, a noi farà sempre piacere, ma l'idea mia è che il Napoli deve astrarsi da tutto il resto, perché comunque cercheranno di darci fastidio in tutti i modi. Quindi penso che il Napoli deve continuare a fare il suo campionato, e se il Napoli continua a fare il Napoli non ce ne sarà per nessuno. Oh, arrivano foto anche molto interessanti, con la sconfitta del Milan, scudetto a Napoli sicuro, Antonio da Giuliano, signor Fedele, ma adesso Meretta, asfaltato in un suo boccone, Navas, Ospina, anche Donnarumma, Gino da Milano, mo Meretta è buono, ma devo dirti che il nostro infedele ha dato merito e atto a quello che sta facendo Meretta. Io ho detto che Meretta, da un punto di vista tecnico,
è un ottimo portiere, mi ricorda un poco Zoff. E Sarti, tanta roba. E Gridelli forse si ricorderà anche Sarti dell'Inter. Come no? Erano dei portieri di posizione, freddi, va bene? Mentre Albertosi, Castellini e ad esempio anche Pino Taglialatella a Napoli erano acrobatici. Non so se mi sono spiegato. Preparate i fotografi, bravo. Castellini. Meretto, quello è migliorato perché sta giocando poco con i piedi. Ed è anche nel leggere. Prima era timoroso, ma non l'ho detto solo io. Lo ha detto lo stesso allenatore. Ok? Però si è migliorato nel tempo. Noi abbiamo detto, come portiere non discutiamo. Ha la personalità? Professore, questo. Anche ti aggiorno sulle notizie. Ormai visite fatte per Gollini. Siriku stasera trova l'accordo con la Fiorentina, quindi scambio Siriku-Gollini. Per Gollini ci potrebbe essere un diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni per fine anno. Meret, sirene inglesi con il Tottenham, scadenza contratto 2024. Non è una bocchina da Premier. Non è da Premier secondo te? Non è da Premier perché è fragile. Nella sua competenza c'è un punto debole, che sono le uscite alte. Lui sta sulla linea di porta e non esce. Quindi in Premier, secondo me, Meret pagherebbe tasse su questo punto. È competente. No, io voglio farvi vedere, perché merita, voglio anche il parere del nostro professor Gridelli. Guardate questo quadro che Ciro Varreale ha dipinto. Ovviamente il grandissimo ritorno al futuro, noi abbiamo fatto il ritorno allo scudetto con questo quadro, questo augurio, visto anche quello che sta accadendo stasera. Facciamo molta fatica a rimanere calmi. C'ho un attimo Gino al telefono che ci è venuto a trovare. Gino, buonasera. Ciao Giallo, buonasera. La capolista se ne va. La capolista se n'è andata, se ne va. Sì, no, Giallo, ha capito che tu, Gino da Vietri sul mare. Dobbiamo invitare anche il professore Gridelli. Stiamo organizzando la mattina. Stamattina ho ragione io la palazzina della Campiale. Sì, vabbè, ma parliamo delle cose nostre. Parliamo delle. Volevo fare una domanda. Prego, signor Fedele. Vai, Gino. Signor Fedele, buonasera. Buonasera. No. Limbo, è il Massa adesso, come lo vedi? Come vediamo se è cresciuto questo il Massa. Ho sempre detto che il Massa. Grazie, Gino, grazie. Dei buoni requisiti tecnici. Però era come mangiare il brodo con la forchetta. Non sapevo dove stava. Bravo. E perché? Perché lui è fuori dubbio che è un giocatore dal centrocampo in su, una copia di Zielinski. Ma se lo utilizziamo alle altre parti si vede che è uno dei pochi giocatori che va alla conclusione perché porta un po' troppo palla. Non può essere esterno, dovrebbe giocare al posto di Zielinski. Ma è un giocatore, così come ho detto di Osimhen, 2 anni fa che doveva molto migliorare e fare un'ora e mezza di muro, che questo è il grande merito di Spalletti. L'ha fatto lavorare. Quello che Spalletti, delle volte, al di là del carattere, ognuno ha il suo e se lo gestisce, è però un istruttore, uno che migliora le qualità dei giocatori. L'ha fatto con Lobotka, l'ha fatto soprattutto con Osimhen e l'ha fatto con Elmas. Sono d'accordo con te, prof. Sì, anzi dico una cosa, io sono curioso di dire la squadra che metterà in campo con la Roma domenica Spalletti, perché secondo me se Kvara atleticamente è recuperato, Kvara penso che lo farà giocare, e secondo me difficilmente rinuncia ad Elmas, potrebbe rischiare Zielinski nella formazione di partenza, poi per amor di Dio. Ma sta dando un'anticipazione che è motivo di discussione. È motivo di discussione. Anche se oggi sono rimasto ancora un po' perplesso, non conosciamo ovviamente la situazione, ma anche oggi, dopo distanza di giorni, nonostante ieri non avesse usufruito del giorno di riposo, Kvaratskhelia oggi ha fatto. Differenziato, ha fatto a parte. Sì. Che succede? Kvaratskhelia da giocare pure con Upera. Sì, vabbè, ma se non sta perché bene. Perché è l'unico giocatore. Ma se non sta bene. In Napoli ha 2 giocatori che fanno la superiorità numerica e nel 4-3-3 gli esterni alti devono superare l'uomo, se no è l'unico che giocano. Ok? Gli unici 2 giocatori, chi sono?
Buonasera. E Osimhen. È Lozano. È Lozano. Ma Lozano come esterni. Come lo stiamo vedendo Lozano? No, Lozano accenna. Lozano sai com'è? Mo Bengala. Il Bengala. Accenna e poi si spegne. Sì. E come lo vedi, professor? Però, io Lozano l'ho visto a Salerno, sì. Insomma, un po'. Io invece Lozano gli ho dato 7, guarda che differenza. Ma sai perché? Perché? Perché era l'unico che superava l'uomo, poi dopo si perdeva. Però con la Roma, secondo me, Enrico, con la Roma, se gioca Kvara, secondo me probabilmente gioca Politano, perché lui manterrà, perché la Roma è una squadra comunque... È una squadra fisica. E poi c'è anche il problema che secondo me il fatto che dicevo prima di Elmas, perché Elmas comunque al posto di Zielinski a centrocampo lo copre un po' di più, è più combattente, più pugnace, più in questo momento sì. Quindi ci potrebbe stare questo. Cioè, oh, vi do un altro spunto, perché abbiamo preparato con la redazione, con Gianluca Iavarone, l'ottimo lavoro di Gianluca Iavarone, perché non tutti sono a conoscenza che il girone di ritorno, che comincerà domenica prossima, il prossimo turno, è asimmetrico, cioè cambiano un po' gli ordini delle partite. Allora abbiamo fatto vedere le prime quattro squadre, inserendo la Roma, perché c'è lo scontro diretto Napoli-Roma, e guardate il cammino. Che cosa significa stasera, ove mai il Milan non dovesse fare il risultato pieno all'Olimpico con la Lazio? Non faccio vedere la classifica per capire come addirittura può incrementare questo vantaggio, perché, caro professore Guidelli, dopo Napoli-Roma, il Milan gioca col Sassuolo, l'Inter con la Cremonese e la Roma ovviamente lo scontro col Napoli, la settimana prossima, mentre il Napoli gioca con lo Spezia, c'è Inter-Milan, vi rendete conto che cosa significa? Inter-Milan, poi c'è l'Empoli, il Napoli poi c'è Cremonese e Sassuolo. E, insomma, professore, ma che ha da succedere? Che deve succedere? Io penso che noi dobbiamo fare le partite, dobbiamo giocare 1-1, e quindi dobbiamo una alla volta e non dobbiamo guardare tutti i secondi, non ce li dobbiamo fare. Per succedere quello che pensa questo signore Piscaramanzia, il Napoli, fuori casa dove va? A Spezia. Quando va a Spezia, va a Genova. Allora cambia campo, la partita per essere punto di penalizzazione. E manca arrivano. Poi con chi giochiamo? Fuori casa. A Sassuolo e a Reggio Emilio. Eppure ce n'è una lui. La vuoi smettere o no? Ma no, ma sto facendo vedere che cosa. Fai vedere le ultime quattro, che ti dico, il Napoli quando vince lo scudetto. E dopo le prepariamo. Gianluca, prepara le ultime quattro. No, prima Gianluca deve farti sentire le box, perché volevo sentire anche l'umore, se questa cosa dello scudetto, questo ritorno allo Cesare, scudetto. Ma tu ci credi alla scaramanzia? No, adesso no, basta scaramanzia, basta. Diciamo, non ci credo, da uno di scienza non ci credo, però è meglio sentire, è meglio non pronunciare la parola, è meglio sdoganiamola questa parola. Ma dobbiamo sdoganarla. Ma dici a me. E perciò ti sto dicendo, senti che cosa hanno detto i nostri amici a Gianluca Iavarone nelle box giù al Vomero, sentite insieme. Amici infedeli del Vomero, ben ritrovati qui con le Vox dal Vomero. Oggi facciamo un gioco, facciamo finta che i tifosi del Napoli non siano napoletani e che non siano scaramantici. Per loro il Napoli questo scudetto lo ha già vinto. Sicuramente in questo momento soltanto il Napoli può perdere lo scudetto, però io temo la partita con la Roma, perché Mourinho ha un gioco particolare. Ovviamente facendo finta di non essere scaramantici penso che lo possiamo perdere solo noi a questo punto, perché siamo troppo superiori. Non posso dirla questa cosa e non mi va di dirla, sono troppo scaramantico. Nel momento in cui pensi di averlo in tasca è il momento in cui forse puoi un po' cedere, però mai come quest'anno margini ampi, mai stati primi in classifica come adesso. Attenzione verso l'avversario ci deve essere sempre. Poi per quanto riguarda lo scudetto, comunque per come sta andando, diciamo, il campionato, lo può perdere solo da sola. È in mano una grandissima occasione, perché non ricapiterà più. La Juventus è crollata indietro, abbiamo visto Milan e Inter in difficoltà, le romane stanno ovviamente a 12-14 punti. Secondo me è un'occasione irripetibile. Non si può parlare tanto a questa domanda, è impossibile fare finta di non essere napoletani. Sta andando tutto bene. Facciamo così allora. Può perderlo solo il Napoli questo scudetto? Questa situazione si può dire di sì, ma comunque si deve dare sempre, diciamo, spazio anche alle capacità delle altre squadre. Non possiamo dire che può perderlo solo il Napoli, perché anche le altre squadre vogliono ambire allo scudetto e c'è tutto un altro genere di ritorno. Vediamo. Niente, non ti sbottoni proprio.
fanno fatica, però c'è fiducia, c'è assolutamente fiducia. Un po' di amici da salutare. Il nostro amico Salvatore da Via Foria ormai si sta avverando il sogno che ho già vissuto nell'87 e lo salutiamo. Per Fedele Leao è sempre superiore Osimhen, o qualcosa è cambiato? No. Nando da Santa Maria Capovetere. Due partite non possono cambiare il giudizio su un giocatore. Osimhen è migliorato. Questo lo possiamo è dire. È molto migliorato. Su questo non c'è dubbio. Poi secondo me non è il paragone giusto tra Osimhen e Leao. Bravo. Sono due giocatori, diciamo, molto diversi, insomma. Non si discute. Osimhen punta la porta, verticalizza, il Leao, insomma, è più un giocatore, insomma, che si mantiene largo sulla fascia, insomma, sono diversi. Un po' discontinuo. Non è giusto compararli. No, gioca per divertimento. Assoluto, in questa fase Osimhen è nettamente superiore in questa fase. È il migliore. Leao non è in buon momento come tutto il Milan. E tutto bene, ricordo amici di infedeli che questa sera si potrebbe, conclamare una delle situazioni che non si è mai vista negli ultimi anni. Una squadra che chiude in testa il girone di ritorno con 12-11 punti di vantaggio rispetto alla seconda, non si è vista mai. E quindi voglio dirvi, traete voi le conseguenze necessarie. Saluto Vincenzo Naccarato, il nostro avvocato amico che ci sta seguendo. Se avete visto fare dei gesti particolari all'infedele mentre parlava il professor Didelli, è perché su un tappeto rosso di red carpet è entrato il professore Fimmanò insieme al presidente della Feder Manager, qua che fa il suo esordio. Abbiamo il suo esordio, eccellenze. Che non, professor Didelli, che cosa ci sto a fare io qua dentro rispetto a cotanta personalità, eccetera? Meret, Mauro da Buccinasco. No, il guai è mio. Perché tu? Perché con Gridelli posso parlare di calcio. E dopo devo parlare di pallone. Ma non è così. Quello è guai, guai o mio. Meretta ha dato al Napoli 10 punti, Mauro da Buccinasco. Come in fronte? Ma non è possibile. Lei sa, maestà. Politano inguardabile, ci scrivono i nostri amici, preferiscono Lozano. Vi seguo, un abbraccio su Zielinski e Lozano Spalletti. Attenzione, fermi tutti, professore Gridelli, Lazio 2, Milan 0. Fabio, là sta esultando, ti ha dato il gol. Io tengo uno qua dentro, no, che mi deve dare gli aggiornamenti di Lazio Milan. E quello che mi dice? Che mi dice che la Lazio ha segnato e non ne ho vero. Cioè, ma perché io devo fare una cosa del genere? Perché devo fare una cosa del genere? Ma perché? Ma non posso. No, 2-0, bravo Fabio! E invece è così. C'è il pezzotto, non si può dire una cosa del genere perché sennò l'arrestano. Professore Gridelli, faccia finta che non ha sentito. Ma ha segnato o no? Non lo so, ma sì. Confermo che. Bravo Fabio! Complimenti, ti faccio. Allora rivediamo la classifica, professore Gridelli. Rivediamo la classifica religiosamente. Ma tu sai perché stai dicendo questo? Allora, il Milan vince un campionato. Sì. Perché? Il Napoli e l'Inter si suicidano. È vero, confermo. Va bene? Confermo. Quando è capita facendo 6 punti in 5 partite, una cosa del genere. Quando ho visto la partita Inter-Milan, ho visto una squadra contro un'altra squadra che camminava. La stessa squadra ieri camminava contro l'Empoli, l'Inter. Perché era scaricato, quindi quando io dico da due mesi che vinciamo il campionato e tu ti gratti, tocchi il ferro, non avete fiducia del Napoli, il quale pure si sbaglia una partita come l'ha sbagliata con la Cremonese perché vincevamo pure la Coppa, a un certo punto gli altri fanno a gara ad autoeliminarsi, lo vuoi capire? Oh, non lo può capire. No, l'abbiamo capito, abbiamo visto il Napoli in Europa. Giorgio, stiamo lì 10 minuti fa. Arrivati in ritardo. Insomma, che tenete stasera? Allora, il Napoli. Sta neuforico. La politica del Napoli in Europa è simile alla politica dell'Arsenal. Due squadre europee che hanno cambiato totalmente pelle, rinunciando ai grandi nomi, prendendo dei giovani e stanno in testa alla classifica. Io ho avuto la fortuna 20 anni fa di conoscere Wenger, abbiamo fatto un viaggio insieme. Grande Wenger. E ancora oggi è il loro consulente.
è uno dei più grandi competenti. Grande allenatore. Professore Crideri, l'Arsenal sta dominando in Premier League nonostante il Manchester City di Haaland, il Napoli in Italia, che sia questa la strada nuova, visto anche quello che sta succedendo ai Mamma Santissimi? Sì, io penso che comunque un'altra cosa interessante del Napoli sarà la Champions, diciamo. Ah, andiamoci piano, ma arriviamo, ma volessi vincere la Champions, questo che dice. Secondo me il Napoli se la gioca, perché io non penso che non sfigurerebbe con nessuna squadra. Noi ce l'auguriamo di cuore. Vorrei chiedere il professore Verrazzo, nostro fedelissimo, all'eccellente professor Gridelli, da professore a professore, il Napoli è la nostra squadra più europea e più moderna, potrebbe fare accoppiata, non l'avevo letto, scudetto e Champions, è proprio entrata, grazie, bravo. Secondo professore. Me è chiaro, sappiamo che la Champions, la caratura delle squadre, però secondo me il Napoli si divertirà, se la giocherà. Arriva ai quarti sicuro. Con qualsiasi accoppiamento comunque se la gioca la partita. Bravo professore. L'amico Luigi da Capo, parleremo tra poco della questione delle plusvalenze, in questo momento stiamo concentrando i nostri interessi sull'affare campionato. Peppe Dal Vomero, ricordo anche che l'infedele lo paragonava a Osimhen anche ad Abraham come tipologia di giocatore. Dire sulla Champions, sì. Gianluca, è importante. Vedi, il fatto poi che arriviamo, speriamo che manteniamo questo vantaggio e arriviamo nei momenti in cui dobbiamo fare la Champions e abbiamo questo distacco, questo è un altro fattore che ci permetterà, secondo me, la Champions di cioè di, tu addirittura vorresti fare le rotazioni in campionato, giocando con Spezia, Cremonese, eccetera, rispetto alla Ferma. Che succede? La squadra non deve subire mutamenti radicali. Piccoli 7-8 giocatori, ne cambiano 3, poi se ne cambiano altri 3, perché se ne vogliono cambiare ancora altri 2 e cambi la squadra. Ma mettere 11 giocatori, l'anzalata di mare no. Questo l'abbiamo visto in Coppa Italia, però voglio dire, ci sta. Però ecco, secondo me avere nel campionato, avere tutti questi punti e quindi condurla alla grande con un fortissimo distacco ci permetterà al meglio, secondo me, di giocarci anche la Champions. Però io non vorrei adesso, così come mi sono espresso già 2 mesi fa per il campionato, il Napoli se arriva nei quarti ha già fatto il mio miracolo. Vabbè, certo. Poi vediamo i sorteggi, perché non ricordo che si scontrano negli ottavi Bayern Monaco e PSG, Real Madrid e Liverpool, due potenziali finalisti. Ma anche questo, è il Nola. Va bene. Voglio anche fare questa ultima domanda prima di salutare il professore Gridelli, che è una provocazione per l'infedele, però mi interessa anche il suo parere. Vorrei chiedere al direttore, che ha fatto giustamente i complimenti anche all'Arsenal e al Napoli, e allora si può vincere anche senza i bambolotti e i confetti calibrati. Come no? Ah, ecco, tu ci volevano i confetti un momento, un signore che ha vinto qualche cosa. Antonio da Napoli. Signore che ha vinto qualche cosa, sì? Che si chiama Fabio Capello, sì? E qualche altro che ha vinto pure qualcosa è stato esonerato dal Napoli. Ancelotti. Ma soprattutto Capello, sì, ha detto: uno può essere un grande direttore d'orchestra, ma quando si fa l'opera, se non ci stanno i maestri, i solisti, quelli che te la fanno godere perché hanno talento, non vince niente. Senti l'opera, ma non senti il talento. È chiaro? È, quindi non do fissare l'allenatore. No, vabbè, io sono quei giocatori che fanno la differenza. Lo so, nel Napoli quanti campioni ci sono? Osimhen, leva Guaraschelli. E siamo come tu. E qualche altro, hai capito? Sì, professore, la Juve, non estando tutti guai, vince un campionato per Ronaldo. Senza Ronaldo non avrebbe mai vinto bambolotti. Quel campionato. Cosa ne pensi dei confetti d'Avala e dei bambolotti? Allora, io penso che quest'anno il Napoli sta facendo un'esperienza che va al di là di tutte le aspettative, perché ci sono degli anni dove poi ci sono delle squadre che sorprendono e dove anche senza i bambolotti riescono a fare dei grandi risultati, delle grandi annate, e ne abbiamo avuto di esempi. Però attenzione, devi avere sempre dei buoni giocatori. Però, e faccio l'esempio di altre squadre che in passato
hanno comunque vinto, faccio l'esempio del Verona, no? È una grande, una bellissima squadra, un ottimo allenatore, però non tenevi i bambolotti che, a cui ci riferiamo noi, però tenevi degli ottimi giocatori, con due o tre fortissimi giocatori come il Napoli. Il Napoli secondo me è quella tipologia al momento, cioè quella tipologia che non tiene i bambolotti super, però ha messo insieme delle realtà molto belle, soprattutto è riuscito con questi giocatori nuovi che hanno sorpreso tutti, avere dei giocatori che sono andati subito a livello altissimo insieme tutti e poi sono anche ben diretti, nel senso si è creato al di là del fatto tattico, però a livello di gruppo squadra lui è riuscito come ha sempre fatto, senza prime donne lui dà la sua impronta e crea la squadra. Lui va in contrasto quando ci sono personaggi che poi vanno a contrastare, quindi secondo me la è sua una leadership, che la sua leadership, la novità, questo era il suo, è lui che ha trovato proprio il terreno fertile in questa squadra senza prime donne. Sai, più che il Verona, che è stato un fenomeno. C'era, diciamo, il sorteggio arbitrale, c'era anche il sorteggio arbitrale. Lascia perdere questo arbitro. Questa è cronaca, c'era il sorteggio arbitrale. Io l'avvicino alla Sampdoria, dove la Sampdoria aveva dei giocatori di grande qualità, Vialli, Mancini, cioè come il Napoli ce li ha. Il Napoli ha dei giocatori, degli ottimi giocatori, e poi c'è qualcuno che si eleva. Ecco, la Sampdoria teneva Vialli e Mancini che si elevavano, poi giocava pare Virgut, che era uno dei più grandi difensori italiani. Quindi, ed è stato un fenomeno che ha portato a lottare per la Coppa dei Campioni contro il Barcellona. Persa. Ecco, perciò la paragonerei più alla Sampdoria. Grande Cesare! Ciao Cesare! Un abbraccio forte! Ci sentiamo più Cesare, adesso se vuoi dimenticarti di come si ragiona a calcio, non te ne andare, perché so che tu sei uno che va a letto presto. Aspetta sta mezz'ora così da addormenti. Vabbè. No, l'ottimo Firmano. Firmano, come lo dice l'infedele. Pubblicità, grazie professor Gridelli. Pubblicità, torniamo, anche perché l'eccellenza del professor Firmano deve anche erudirci su questa questione che sta tenendo banco su Sipus Valenza. E quante ancora devono succedere? Non avete neanche idea che cosa va. Il 22 febbraio, il 27 marzo. Mamma mia. A tra poco, pubblicità, arriviamo subito. Amici! Amici! Mi confermo. Lontani. Perché Skype. Caro professor Benato. Buonasera. Bentornato, professor. Allora, alla luce di quello che sta accadendo, sì, noi secondo me dobbiamo parlare solo di Coppa dei Campioni. Cambiamo argomenti. Sì. Perché vi dica la verità, cioè, anche perché sinceramente posso dire uno fa, sei un po' esagerando il no. Sì, perché un po' ci fa stereo. Sì. No, paradossalmente, guardate, voglio dire una cosa, cioè noi abbiamo vissuto tutta la vicenda di Juventus, Koulibaly, Koulidest, cioè tutto questo non lo vivremo, cioè sarà, noi sarà diluito questo, no, a maggio, questo sarà diluito, a maggio ma c'è no, più. Secondo me aprile, con i bambolotti di te, no, sì. Che si sbagliano con il bambolottismo, confetto anche da sì, perché ti voglio dire, è una cosa che tu bambolotti toccato bello e fatto, ma si hanno trovato i bambolotti, è vero, e te ne bambolotti, è vero, questo è vero, no, secondo me, guardate, io dico un fatto, noi abbiamo dato la Coppa dei Campioni, mo. Sì. Perché qual è? Mettete un poco la e voglio spiegare. Io sono d'accordo con te, il tabellone è senza sirena, non mi sento. E chi le va in solitudine? Ha bisogno della. Il tabellone aiuta. Professor. No, aspetta, pensiamo un attimo la sirena, per cortesia, no, perché sennò chi la rimane ma. Il tabellone aiuta. Stanno arrivando. Non sanno chi prendere. Dove lo portano in zona? Leonardo Bianchi sta in zona. Ci sta giù. Allora, perché spiego? Proprio per via del bambolottismo. Sì. Perché i bambolotti che abbiamo, probabilmente l'anno prossimo già nel team adesso ho ragione. Allora, perdonate, quella questione è una, vi spiego, non è un problema voler vendere, fare cassa, plusvalenza, no, il problema è
io vado da Osimhen, da Cosimì, io ti do 20, no, ormai vanno più alto. Sì, il portiere là, che è un portiere che sta un po' in pensione per 18 per le 1 là. Vado da Osimhen. Il Napoli sarebbe disposto ad arrivare a 7 milioni. E che fa? E che fa? Qui ci ti do 20 milioni, dopodiché come mantieni più? Può mai a scadenza? No. E allora perché mancano 2 anni, attenzione, ma mancano da noi e l'anno prossimo il problema, quindi sfruttiamo adesso il buono pur sul fatto che si è masciuta la Coppa Italia, concentriamo sulla Coppa di Campione, perché il Napoli muo che apri proprio con preciso se la gioca il bambolottismo, se la gioca il bambolottismo, beh, questo mi piace molto, se la gioca con l'attuale bambolottismo, esatto. Quindi giochiamocela. E noi oggi cogli l'attimo, anche perché un sorteggio favorevole, devo dirvi la verità, anche perché sinceramente da un parte il Napoli è troppo forte, all'altro sono troppo scarsi. Cioè, onestamente, questo 12 punti, stasera 12 punti. Allora, mi mandano un messaggio, mi senti, Gianluca, sì. Un messaggio. Sì. Chi ti ha mandato? Chi è che è stato? Tuo cognato. Tuo cognato Spalletti. Sarri Show. Sì. Potevano stare 4-0, dominio totale. Vabbè, ma è il Milan che diciamo che è un po' veramente... È andato, Milan è andato. Sono d'accordo. L'Inter. È andato. La Juventus. È andato. No, la Juventus è morto. La Juventus, dopo spieghiamo il fatto. Sì, però voglio dire un fatto. Sì. Vi prego che in realtà noi dobbiamo convincere Fedele a guardare a questa Coppa di Campione come la terra del possibile, questa sua posizione fino ai quarti di finale. Sì. Ma perché sei integralista? Perché non sono integralista, conosco i quarti finali, conosco i giocatori, ma il coperto di sì, sai Peppe Nasillo, il famoso allora Peppe Nasillo. Ti dico che deve il famoso Peppe Nasillo, no, Nasillo no, lo sono degli amici miei. Volevo dirti, sì. Ma che significa i quarti di finale? E già chiudi i quarti di finale. No, dobbiamo superare l'Eintracht. Vabbè, però voglio dire l'Eintracht di Frankfurt. Va bene. Cioè, no, vabbè, però voglio dire una partita. Tu pureta così la Coppa Italia, feci quadripleto, quindipleto. Devo dire la verità, Napoli non è voluto uscire dalla Coppa Italia. No, si è suicidato. In realtà ha avuto quelle classiche, cioè, e questo è il vero tema che oggi il Napoli può soffrire. E in realtà lo gli stimoli le partite. No, però ti dico una cosa, Francesco. Su questo sono parzialmente d'accordo con te. Allora, il Napoli deve giocare con una sua colonna vertebrale, però non credo che ci siano giocatori a pancia piena, tutt'altro. No, ma non è una questione di pancia piena. No, ma tu prima hai detto... No, è appena la pancia si sta svuotando, chi lo vince? Il calciatore vincendo può andare in società e dire, Osimhen, era vinto Maliù, Elmas, era 8 Maliù, perché ha vinto un campionato. E quindi ci metterà qualche cosa in più. Spalletti, a sua volta, finalmente realizza un sogno. Quello che non è Tano Belloni, tu sai chi è Tano Belloni, te lo dico perché sei giovane. Tano Belloni era chiamato l'Eterno Secondo, perché davanti a lui purtroppo teneva a Binda, che diceva tutto cosa. Il famoso Binda. È chiaro, un Merckx e Gimondi, dai. Allora dice, non ci sono stato sempre Tano Belloni, ci fatto sempre un secondo, ma finalmente faccio prima. Quindi c'è. E ad approfittare pure bravo, sono d'accordo. Allora, in realtà, scusi, il Napoli perché non se la può giocare con Paris Saint-Germain, Real Madrid? Perché? Perché? No, il Napoli di quest'anno. È una questione di abitudine. Ah, ma ha visto il Liverpool. Beh, fino a un certo punto ha giocato. No, il Liverpool è la Juventus di quest'anno, Liverpool, tale quale sì, diciamo che fase galante, nonostante abbia comprato un grande giocatore, avendo giocato un'ottima partita con Nunez. No, ma per sé. Sì, vabbè, dai, quella partita è andata in un certo modo, non c'è. Ma che le partite vanno pure per Den, dai. Sempre prima eravamo. Dai. Saluti da Assia, siamo tranquilli sì. Per il caso Simen ti chiede Assia. No, adesso giriamo. No, io voglio due cose devo chiedere. Saluto allora, Luisa. Guarda, per interpretare bene quello che accadrà, noi dobbiamo leggere le motivazioni della sentenza che non conosciamo ancora. Perché? Perché il problema ma è anche quello di vedere in quanta parte questo provvedimento include ciò che in realtà è già accaduto. Cioè, qui le scelte erano due, o considerare i fatti in qualche modo resi talmente nuovi da superare il tema del ne bis in idem, cioè due volte giudicare la medesima fattispecie, oppure andare alla revocazione, cosa che è avvenuta. Ora però c'è da spiegare in realtà in relazione alla revocazione, che
che cosa è accaduto, perché non ci dimentichiamo che lì non c'è, come è stato detto, una mancata revocazione per le altre parti, nel dispositivo c'è un proscioglimento, certo, il che vuol dire che le posizioni degli altri club, perché lì erano 11 club, sì, e 51 dirigenti. Pal, Pisa, attenzione, esatto. La causa originaria, noi dobbiamo ricondurla alla causa originaria. Dove c'è stato la causa originaria, in realtà c'è stato il procedimento in primo e secondo grado, non solo della Juventus, che in questo caso è stata invece condannata, ma di 11 club. Compreso il Napoli e compreso ora, il dirigente. In realtà dobbiamo leggere per comprendere se il tema, in quale modo è stato trattato, perché non è che dice non è revocabile per la parte che riguarda gli altri, no, perché io leggo proscioglimento. Assolutamente. Il che vuol dire, se c'è il proscioglimento non c'entrano gli altri. Il che voglio dire, vedrete che il provvedimento è costruito diversamente, perché la precedente sentenza della Corte d'Appello federale, conosco molto nel dettaglio, in realtà ha stigmatizzato in maniera violenta le plusvalenze, voi l'avete letta, come no? Addirittura indica alla federazione le ipotesi di soluzione di questa storia e introduce l'evento delle stanze di compensazione, oppure quello degli dei algoritmi, tecnicismi, sì, dei tecnicismi. No, ma lo dice nella sentenza, esatto. E dice il fatto c'è, è accaduto il sistema ci sta. Ora il problema, credo che questa volta abbia inciso su una lesività della Juventus che in qualche modo non è basata sul fatto che non è che prima il fatto doveva provarsi, qui l'elemento diciamo nuovo non è sul fatto, perché il fatto, dice la Corte d'Appello, erano tutte operazioni a specchio, tutti, no, erano operazioni a specchio, dice in realtà sono operazioni a specchio, le quali in sé, dal punto di vista del libero mercato, se non dimostri. Allora, qual è stato sempre l'elemento fondamentale? Andiamo a vedere l'unico caso precedente. L'unico caso precedente era quello del Chievo e del Cesena, i quali avevano realizzato questa operazione con un intento frodatorio, perché altrimenti non si sarebbero potuti iscrivere al campionato, e per questo motivo che furono condannati, e poi fallirono entrambi, sia il Chievo che il Cesena. Rispetto agli altri casi che si sono realizzati in passato, 2010 c'è stato un caso Milan, Inter, eccetera, il problema è che a che cosa è funzionale, cioè il comportamento che rileva da un punto di vista disciplinare, non è la fattispecie, voglio dire, illecita in sé, ma come imbatta sul diciamo, sistema disciplinare sportivo, che ha un'altra ratio. Cioè ha la ratio che tu fai quelle cose per ottenere vantaggi sportivi. Posso? Allora, io credo che sia stato, leggeremo le motivazioni che sono brevissimo, entro 10 giorni. Io credo che il tema per cui c'è stata questa severa condanna, tant'è che si è superata la richiesta dei 9 punti, in realtà sia caratterizzata su una sorta, diciamo, di capacità di un club di determinare un effetto complessivo nei confronti degli altri, che presi singolarmente non avevano una finalità specifica. Perdonami. In questo caso gente, aspetta. Allora, da quello che ho capito, se ho capito male la colpa non è mia, non lo sai esprimere perché tu parli troppo tecnicamente. Ma qua stiamo parlando però di chi non ha parlato, di eccellenza, di luminari. Io sto terra terra, allora faccio domande, perché fai le domande. Mi pare di aver capito che le squadre che sono coinvolte, che si faranno il 22 marzo, il 22 febbraio, ci sarà un successivo procedimento, bisogna leggere il dispositivo. No, ma sono altri club, perché può darsi che quelle non sono proprio chiamate in causa, e quindi la revocatoria per questo non esiste. La revocatoria è così, siamo d'accordo? Sì. Quindi andiamo a leggere, se no Fimano giustamente dice, quello non c'entra, sono state escluse. Andiamo da quest'altro lato. C'è un altro provvedimento, quello praticamente dell'articolo 31, che prevede
che è pare della questione stipendi, cioè è vietato pattuire. Ma che le realtà è un altro procedimento. No, un altro procedimento. Ma noi stiamo parlando di riflessi con un Napoli. Che Napoli che c'è, no, no, la conferenza sulla sentenza. No, la domanda sul Napoli è: c'è stato una, diciamo, una comunicazione dalla procura francese alla procura napoletana per dire indaga coppa su fatto, perché qua in Francia nel Lille vediamo delle cose poco chiare. Partita dalla Charleroi belga, che doveva avere una rivendita, perché Charleroi doveva avere una percentuale sulla vendita, e la vendita era 71 milioni di euro, quindi era un tot per cento. Invece è diverso perché hanno fatto la compensazione. Andiamo avanti. Questa, così è l'indagine di Napoli chiede 6 mesi Napoli, di proroga. Il Napoli potrebbe, secondo me non ha nulla, però ci potrebbe essere che la procura ordinaria francese abbia delle prove che noi non sappiamo. Ma non è il problema la prova, attenzione. No, guardate, allora, la vicenda della Juventus nasce da un punto di vista disciplinare da accertamenti precedenti che non erano manga. Ma perché stava in borsa? Perché c'era la Consip. Ecco. Allora, e questi addirittura sono precedenti agli accertamenti della procura sportiva. Il tema è che resta fisso quello che ha deciso le sezioni unite della Corte d'Appello federale, che è quella stessa Corte d'Appello federale che adesso ha fatto la revocazione. Ora, volendo essere coerenti con quello che è accaduto, volendo capire, perché altrimenti non ha senso. Voi da seduto questa settimana che chiunque dice beh, mica la Juventus le ha fatte da sole, e non è l'aspetto tutti questi, questi gobbi, no? Così si chiamano, no? Tutti i gobbi si sono messi a dire sto qua. Ora, il problema è che non è il tema della prova dell'avvenuta plusvalenza, perché quella in realtà è fuori discussione. Non è che se tu dici, vabbè, Fede, chi sti cara, ammacilla così a 40. Non è quello il tema. Il tema, evidentemente, in cui è stato reinterpretato l'accadimento in base alle prove acquisite con le intercettazioni e così via, è sul contegno complessivo da un punto di vista disciplinare sportivo, cioè l'illecito sportivo ha assunto una diversa valenza, nel senso che è diventato un sistema concepito per ottenere probabilmente anche degli altri elementi, vedremo così, ma non è che noi siamo andati a cambiare la giurisprudenza, no, precedente. No, dal momento che mai ha scoperto che non è una plusvalenza, no, il problema, ti faccio una domanda, quindi resta la giurisprudenza precedente, e la giurisprudenza precedente dice testualmente che in realtà è chiaro che si tratta di operazioni a specchio, perché in realtà la Corte federale ha preso i principali database da Transfer Market, eccetera, sono tutti citati nella sentenza, una sentenza molto tecnica, soprattutto quella del Tribunale federale. La Corte di Appello di Giustizia in realtà ha recuperato la maggior parte di quello che già aveva detto il Tribunale federale, che fa una vera e propria disamina, dice tutte le operazioni, quando era inciso sul fatturato. Il tema qui deve essere stata un'interpretazione completamente diversa, cioè io ti chiedo la revocazione perché o tema che un Napoli, a mio avviso, non può rischiare nulla per un motivo. Sentiamo. Il Napoli in realtà pagava 50 o 80 milioni Osimhen. Da un punto di vista dell'effetto iscrizione, però non cambiava assolutamente nulla. Esatto. Non imbattava, non può essere un comportamento illecito, perché comportamento illecito deve essere, punto di vista sportivo, tenimelo di stare. Esatto, bravo. Cioè, in realtà, tu quando fai una plusvalenza, innanzitutto da un punto di vista diciamo contabile, tu ricordati che la plusvalenza che tu fai oggi ti determina un ammortamento e rimane. Esatto. Quindi non è che c'è un effetto a lungo termine, l'immediato poi nel prosieguo. Secondo, non è certamente diretta a una evasione oppure a simulare il bilancio da un certo punto di vista, né ad altro, perché poi i calciatori interessati nella fattispecie, che erano Carnesis e i Guagnoncini, Manzi, Liguori e Palmieri, Manzi, Liguori e Palmieri, ma anche c'hanno Udo là. Ma dicono che praticamente potrebbero essere, il Napoli potrebbe essere accusato di un'evasione fiscale. No, perché tu, attenzione, voglio fare un'altra domanda. Qual è l'evasione fiscale? Della povera gente, della gente ignorante in materia, perché è la minusvalenza. Perdonami. Che tende all'evasione, questo sistema ha portato
a fare in modo di pareggiare i conti e far sì che io potessi acquistare dei giocatori che dopo mi hanno fatto vincere il campionato. Vlahovic. Questo è l'impattamento. Questo è il tema. Questo è l'impattamento. Vlahovic. Questo è il tema. Questo è l'impattamento. Ma Ronaldo, questo è il tema. Che succede? Il tema non è solo questo, attenzione, perché nel frattempo ci sono da valutare una serie di altri effetti, perché non c'è solo la valutazione al momento dell'iscrizione a campionato che fa a Covisoc, ci sono una serie di altri effetti, per esempio ci sono gli indici di liquidità, voglio dire, la violazione di norme in realtà voluta, non in funzione di una operazione tendente a, nel caso di Osimhen, suppongo ci siano state tutte altre motivazioni, insomma, qui voglio dire, poi vedremo dalla procura francese, ma da quello che è successo a Lille, che peraltro oggi è di un fondo, non è manco più della proprietà, che è una vicenda accaduta, vi ricordate, 2 anni prima con già, l'altro calciatore, quello che si prese l'Arsenal, Pepe, dice che sti 90 milioni non erano 90 milioni, allora le logiche sono poco commendevoli e sanzionabili, ma altrove, cioè non hanno una finalità di illecito sportivo, viceversa ai fini della regolarità delle competizioni, che è quello che deve garantire la giustizia sportiva e in generale anche il procuratore sportivo, invece quello che ha fatto la Juventus è tale da imbattare, cioè dice tu col tuo comportamento non è diretta a diciamo imbellettare semplicemente un bilancio, non è che l'hai fatto che stai in borsa, anche parlamoci chiaro, stai un se manca capito perché stai ancora in borsa, non so, perché anche il flottante poi... è basso. Ormai società stanno in borsa, a Roma ha fatto tutto il listing, a Lazio. No, ma non solo, ma poi la Juve è ricapitalizzata quando era in difficoltà. Sì, ma è ovvio che è ricapitalizzata. Due domande secche, perché siamo in conclusione del segmento. Due domande secche. Però attenzione, all'epoca era in vigore ancora il fair play, eh? Sì. Quindi non ci sono solo le regole. La UEFA è la terza. Che però ricordate un fatto, fair play è stato uno dei cause principali della ricerca del problema, è ovvio. No, ma poi l'altra causa cosa porterà a una squalifica dei giocatori che hanno fatto sugli stipendi. Comunque non squalifichino a Fedele. Siamo sicuri. Fedele può essere squalificato solo per fallo di gioco di pallone, non di gioco di calcio. Ci dobbiamo aspettare nei confronti della Juventus alte probabili sanzioni credo di sì. Una multa da 3 massimo. Sia sulla questione plusvalenze, sia sulla questione stipendi. L'altra questione è altrettanto grave, attenzione. La previsione di rapporti contrattuali che non vengano segnalati alla Lega per di più in realtà con una simulazione, che questo peraltro è un problema molto grave ai fini Consob, perché loro questa volta pure non l'hanno fatta ai fini sportivi, certo. Però lì c'è una violazione di una norma specifica. Articolo, vediamo, te lo faccio vedere in sovraimpressione, l'articolo 31, sia per quanto riguarda la questione della Juventus, dove la società che pattuisce con Tesserati corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali, è punita con l'ammenda 1 a 3 volte. La penalizzazione di un punto pattuisce. Non che devi pagare, esatto. Basta fare il patto. Inoltre, ho più punti in classifica. Il comma 8, i tesserati che pattuiscono con la società premi, indennità, eccetera, sono soggetti alla sanzione di durata non inferiore a un mese. Quindi questi giocatori, anche Sarri, i giocatori di Bale, Stellini, eccetera, io credo che la Juventus esca con le ossa rotte questa vicenda comunque, a prescindere, nel senso che in realtà io credo che il nuovo corso dovrà essere un corso di giovani, di calciatori giovani, insomma penso che diciamo non sarà competitiva per un po' di tempo. Va bene amici, è stato un Alexio Magistralis di altissimo livello. Siamo in grave ritardo. Coppa dei Campioni, voglio parlare della Coppa dei Campioni. Secondo me che fa? E che non mi fai parlare? Fino al 21 febbraio abbiamo tempo. Ma c'è domani. Che pensi tu della Coppa dei Campioni? Io penso che Napoli perlomeno arrivi in semifinale. Ecco. Se con un sorteggio, se non becchiamo mezzo. Dopodiché, quando si arriva in semifinale può succedere. E tu ci andrai. Ci andrò. Ci andremo inevitabilmente, ci andremo, vi lascio pure i vago. Ma io devo dire la verità, io sto facendo già un Benzerino per Francoforte. Guido Trombetti ci va, credo che il Benzerino vada fatto, anche perché stanno ritornando alla memoria le mie andate a Stoccarda, esatto, a Monaco, 30 anni, 35 anni, siamo quelle furono bisogna cogliere l'attimo.
Caro professore Fiumano, che poi non potete andare a Madrid perché era a porte chiuse. Esattamente, che meno male che non si conoscevo, si ammette conoscevo. Ricordi che era a porte chiuse? Ecco, non mi ricordo. 2-0 Giordanissima porta di Rai Alta. Va bene, ragazzi, vi abbraccio forte, ringrazio il professore Francesco Fiumano per questa grande... Utraghegno, ci tradì. Mamma mia. 1-1 Francino, a casa è il tuo problema. 1-0 Francini, subito con la parola. Facette una grande parata porti. Arrivano gli amici di Neafit, Salvio Salzano, ma arriva anche il presidente della Feder Manager. Però Neafit un po' a Don Belè, un pochettino. A Don Belè, possiamo suggerire. Ma hanno detto domenica, sì. Questo è un fatto no, vero. Io invece no, ho parlato. Che se appiccicate con un cuoco, che sulle mangia. È mozzarella, no, sulle mangia a lasagna. Io ho parlato con il professore Felicetta Ferrara perché andava a visitare poco a Guaraschello, perché Guaraschello c'è troppo forte, d'accordo con te, si deve riprendere fisicamente. Grazie prof, ci fermiamo un attimo al ritorno. Neafit, e parliamo anche di Osimhen, di Guaraschelia e Lazio Mini sempre 2-0, sì Lazio Mini tutto a posto, vabbè, ok, allora tra pochissimo, grazie Francesco. Eccoci amici infedeli, stiamo cercando di distrarci un po' con gli amici che ci vengono a trovare durante il nostro consueto appuntamento del martedì, perché noi stasera potremmo dare un'altra certezza incontrovertibile, che mai nella storia, per favore Irace, visto che sei così attento, mi fai rivedere la classifica, perché al momento... No, ma dobbiamo, ragazzi, questo è un fatto storico, va certificato. Il Napoli ha un vantaggio. Il Napoli ha un vantaggio di 12 punti dal Milan, che sta perdendo con la Lazio, e di 13 punti da Inter, Roma e Lazio. A Juventus non la contiamo più. Quindi, nella storia del calcio degli ultimi anni, nessuna squadra in Italia ha finito il girone di andata con un tale vantaggio. Quindi questo è un fatto storico, dobbiamo sottolinearlo, perché siamo sempre più vicini alla vittoria dello scudetto. Come? Alla vittoria dello scudetto. Già mi ha vinto. Vabbè. Fammi salutare i nostri amici, gli amici di Neafit, Salvio Salzano, che stasera, a proposito di eccellenze, ci ha portato, ce l'aveva promesso, l'aveva promesso a te un sacco di volte, presidente della Feder Manager, Luigi Bianco, che salutiamo e ringraziamo, benvenuto. Grazie a voi. In questa banda di matti che ci avete visto, che siamo no, già. Era una promessa fatta. Una promessa era fatta, una promessa che ho accolto con grande piacere. E quindi so che è un nostro affezionato fedele. Fedele. Allora in una... In un aperitivo, questo qua siamo vincendo la scudetta. Sembra inverosibile, insomma, un sogno. 32 anni. Un sogno, non mi voglio svegliare. Sono 32 anni, ma dobbiamo, cioè, questa cosa va sottolineata, ragazzi. Salvi, non so tu come la pensi, ma io voglio dire, questa è una situazione che capisco la... Che stai facendo? Ah sì, il tuo famoso braccialetto. Apri gli occhi. Qua dobbiamo, non dobbiamo. È bello sognare. È un dato di fatto incontro. È una situazione oggettiva, forse addirittura per noi che siamo tifosi, che abbiamo sempre sofferto, forse anche, cioè, vincerlo così non c'è sta forse neanche lo stesso la pathos dell'ultima giornata. Io stavo quando no, Gianluca, lascia stare, meglio così, meglio così. Vabbè, che succede a Irace? Tutto a posto, posso andare? Rigore l'altro, addirittura possiamo dare in diretta il rigore della Lazio, che potrebbe segnare il gol del 3-0. Ma questo sì, così la... tranquillamente possiamo vedere la trasmissione, in serenità, ragazzi, mi sembra che assolutamente, ecco qua, siamo 3-0, okay, signori, quindi tranquillamente il Napoli entra nella storia del calcio, è la squadra che ha il più grande, ma perché non dici vado a fare 3-3, no? Credo che manchi anche poco. Di eccellenze, a proposito di eccellenze, il nostro amico Salvio, con cui parleremo anche, io mi scuso con gli amici a casa, perché ovviamente come ci dobbiamo preoccupare di Roma e Lazio? Sì, hai ragione. No, perché la Lazio adesso sta insieme alla Roma in classifica. Non lo so, ci sta Roma-Napoli, vabbè, ma questo ne parliamo. Ma che cosa? Ma niente, il campionato, il primo posto è assicurato. Ora ci sta una lotta che va tra la Lazio, la Roma, l'Inter e il Milan, fanno la guerra per la Champions, gli altri tre posti. E poi c'è una bella lotta per la retrocessione. Rimane Se tu vedi fai vedere la classifica. La classifica, vuole vedere la classifica l'infedele. Vedete che da 27 in poi c'è proprio una spaccatura. Sì, vedete? È vero. Cioè, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 7 squadre. Fino a 35, da 35 a 38, e poi ci sono 28, cioè significa ci stanno
22 punti tra l'Udinese e il Napoli, sì, ma vi rendete conto? Sì. 22 punti, sono 7 partite! È vero, 3 per 7, 21. Saluto Silvio dalla Spagna, che ci sta seguendo, poi Gennaro da... sì, ci seguono anche via streaming, ovviamente. Saluto Mario di Sant'Arsenio, saluto Gaetano Dottore del Greco, Gianluca consentimi di ringraziare il professore per la Champions, un saluto da Agostino Iaccarino, stasera grande lezione del professore Fimmanò, Diego e Assia, un abbraccio al dottore Fimmanò, vabbè che adesso se n'è andato ma non potevo leggere i film. Allora, sono parenti. Ma non sono parenti, sono nostri amici che ci stanno seguendo. A proposito di amici, ma scusami, Fedele, tu che vai frequenti questi luoghi nei salotti buoni di Piazza Amedeo? Io vado da lui, ho il piacere di aver incontrato. Ci racconti di questo incontro che mi sembra che sia stato anche immortalato, io vorrei sì. Che la regia mi... guardate qua, guardate che cosa combinano, guardate, ma io non vi posso lasciare un attimo da soli, Feder Manager sceglie Neafit, la scelta del Presidente, ma lei ha scelto bene. Abbiamo scelto bene perché come Feder Manager noi curiamo con particolare attenzione il benessere dei nostri manager associati, perché il benessere fisico genera benessere psicologico. E come dimostrano importanti studi accademici internazionali, questo si riverbera sulla produttività aziendale. Quindi avere un ambiente sano all'interno dell'azienda con i manager in condizioni fisiche e psicologiche adeguate, questo aumenta la produttività e ne beneficia l'intera performance dell'azienda. Abbiamo scelto un'azienda di innovazione, insomma. Ma guardate la canta. Il professore Trombetti, Enrico Fede, che è sta cravatta azzurra? Che è sta cravatta azzurra? È una bella iniziativa. C'è la cravatta azzurra, devi portarla qua, bene, mi fa piacere. E poi ci vede il presidente con Salvio, e insomma tutta la squadra. È una parte degli ospiti che erano presenti. Che io sono mancato perché dovevo venire pure io, purtroppo le ultime cose dell'ultimo momento non sono arrivato. Il basket. No, la trasmissione del giovedì e poi il basket del lunedì che era successa, insomma, verrò, un giorno verrò. Il professore Trombetti, un capitano, con la signora. Fedele, perché stava seduto Fedele? L'ha seduto, perché l'unico seduto tutto in piedi, non ho capito, questa riverenza nei confronti dell'infedele, non la capisco. No, è questione di età. Qua quella. Santo, credo che soddisfazione di questo genere, insomma, è il premio meritato, giusto, grazie. Legittimo, al lavoro e alla tua professionalità, alla tua competenza, alla vostra competenza. Stiamo sempre, come ben sapete, noi stiamo sempre ogni anno cercando sempre di innovarci e di cercare sempre di trovare nuove formule sempre più innovative. Diciamo che negli ultimi tempi ci siamo sempre più specializzati nel poter seguire imprenditori, imprenditrici, manager, proprio perché sappiamo quale leve e quale necessità loro hanno. Perché Presidente, cambiamo un attimo, fatemi vedere, questi sono andati pure a Fort Village, Salvi, la Neafit è andata a Fort, guarda, queste sono le ultime novità, c'è anche un check-up gratuito anche all'altro numero di telefono, no? 081 sì, 40 43 33. Allo 081, ma come ti ripeto, Gioco, la nostra forza è proprio quella dell'innovazione, cerchiamo soprattutto di ottimizzare i tempi, che oggi la cosa nostra più preziosa è proprio il tempo, abbiamo un team di biologi nutrizionisti, tecnologia all'avanguardia e tutta una serie di servizi che fanno sì che venga prima il relax e poi di conseguenza il dimagrimento e lo stare in forma. Voglio fare una questione a lui. Luigi, ma quanta tifosa non ha prestato in Demenagero? Se no non li iscrivere. Moltissimi che seguiranno stasera. Ora è questo ti volevo dire. Domani fai una interrogazione a tutti moltissime. I tuoi adepti. Ma abbiamo tifosi, noi manager siamo un po' girovaghi, insomma, no? Tu sì. Lo sai perché sei stato un illustre dirigente della nostra categoria come dirigente industriale e quindi abbiamo colleghi che girano, vivono e lavorano in altre regioni d'Italia, ma sono accanitamente tifosi del Napoli, quindi no, ma ho visto seguono, che c'erano insomma. Molti che proprio seguono la nostra trasmissione, questo mi ha fatto piacere. Ma è vero che la seguono con grande interesse, quando poi stasera le avevo annunciato che avremmo parlato di calcio, avrei avuto l'onore di partecipare con voi. No, è un piacere. Quindi è la serie a Napoli. Dunque Federmaggio è un'organizzazione di categoria nazionale, io rappresento la categoria per Napoli e la Campania, noi abbiamo una sede a Napoli in via Orazio storicamente, dove accogliamo i nostri associati che sono tutti dirigenti, sia
in servizio che in pensione, e anche le altre professionalità delle altre categorie manageriali. Bene. Ma loro pensano che il protagonista, il bambolotto, il confetto d'avola che lui spesso ama citare del Napoli sia Osimhen? Sicuramente sì, perché credo che sia un nostro gioiello di grandissimo valore, ormai indiscutibile, inaspettato per la prestazione che ha dato quest'anno. Ma che succede tra un paio di... Cioè, voglio dire, parlo appunto ai grandi manager, agli uomini di impresa, se arrivano sirene inglesi, premier che stanno spendendo soldi, tu dici come si deve... Ma i grandi manager, i manager hanno un obiettivo insieme agli imprenditori, quello che in termini anglosassoni noi diciamo unleashing the potential, cioè liberare il potenziale. Ripetiamolo, come ha detto, unleashing the potential. Liberare il potenziale. A me chiamavano il tipo parigino. Quindi dobbiamo liberare il potenziale, quindi l'obiettivo è dire che quando uno poi diventa un grande talento deve prendere la sua strada. Ma Napoli non può essere la strada. Bisogna individuare altri talenti. Il tema vero sulla quale ci confrontiamo all'interno dell'azienda, perché all'interno dell'azienda quando nascono talenti poi prendono altre strade, quindi l'obiettivo è quello di ritenerli quando più è possibile e trovarne altri. Parliamo sempre della Juve. Parliamo della Juve, cioè la Juve vince un campionato dove il miglior giocatore al mondo in quel momento era Zidane. Scusatemi, mi interrompo, ma Gianluca Iaparone, siamo 4-0 per la Lazio. Incredibile. Ma allora mio cognato aveva ragione. 4-0, stanno 4-0. Non è cacciato più. No, non esageriamo, però in grande crisi Milan. Perché tu aspettavo 4-0, quando te l'ho detto io? No, vabbè. È la certificazione. Allora voglio dirti, la Juve, allora noi facciamo delle volte una grande confusione tra l'imprenditore e il manager. La migliore soluzione sarebbe un presidente manager, dico per dire, Boniperti, perché è un presidente, cioè è un imprenditore, o fa le veci dell'imprenditore, però con la competenza. Quando l'imprenditore invece intravede un affare, un terreno, l'ha già costruito, però dopo chiama il manager, è lui che gestisce. E il guaio è quando non c'è sta comprensione tra imprenditore e manager. Il manager deve fare che cosa? Ottimizzare il prodotto, gestire il personale e creare dei frutti. Cosa discute? Alla fine, se io... Cioè, il manager è giunto lì. Il manager è giunto. Il manager è giunto. Se a un certo punto io... Nel Napoli fa tutto De Laurentiis. De Laurentiis, però giunto lì. Giunto lì è suggeritore. Suggeritore. Allora, però è il competente. È quello che, e allora l'imprenditore deve essere bravo a capire e che si è affidato a seguire il competente. Allora, quando tu compri una cosa a uno e dopo esplode, tu hai un compito, quello di cederlo, cercare di sostituirlo. La politica che ha fatto il Napoli quest'anno. Ma non so. Sentiamo cosa ne pensano. Il direttore, sì. Il direttore Fedele ha colto il segno, perché... E lui lo voglio sempre. Ma d'altra parte ha un'esperienza in quel campo non da poco. E quindi il ruolo del manager è proprio quello di focalizzarsi sulla gestione dell'azienda, che l'azienda calcio è un'impresa a tutti gli effetti. E va gestita con competenze manageriali. Ma nel calcio c'è ancora amore, c'è ancora passione. Poi c'è la passione, c'è il sogno, c'è l'amore. Attaccamento all'idolo, al giocatore, però, la maglietta, la differenza. Io ieri vedevo una mezza trasmissione. Perché ma mezza trasmissione? L'hai vista intera? Perché guardavo la partita. Ah, ecco, la vedevi distrattamente. Il boss in incognita, si chiama. Sì. Dove praticamente era un'azienda della Salernitana, fa la tapparella al mondo, eccetera, eccetera. Allora mi sono reso conto di una cosa, come si fa in un'azienda, tu la devi vivere, certo. Tu la devi far crescere, il tuo compito è il compito che ti dà l'imprenditore, io ti pago, è bene, a produzione, io ho sempre fatto i contratti così, quando vuoi, vabbè. Quanti gol le fa? Che vuoi, che obiettivo devo raggiungere? Se io raggiungo l'obiettivo, io ci ho guadagnato 3 volte tanto. Se non lo raggiungo, tu sei anche il mio diritto di cacciare.
Io la vedo così. Che dice lui? No, è vero che i manager che entrano in aziende, specie quelli in funzioni apicali, chiedono all'imprenditore di essere assegnato una missione. Dice, esatto. Voglio sapere qual è l'obiettivo, la missione. Lo traduco in piani, per chi si pianifica, si programma, non ci può essere successo professionale per l'impresa e per il manager se non c'è pianificazione e programmazione, che a volte richiede tempo. E il Napoli in questi anni ha dimostrato di avere 18 anni una di capacità di, Ferlaino, Scudetto, di programmazione, di programmazione. Perché non ci si può inventare una casualità di giocatori di calcio. È arrivato il capitano. Ma non si può parlare mentre stiamo qua che si parla con ho capito, ma stiamo facendo una discussione. Ho capito, ma sì, salutiamo professor Trombetti. Ma il problema del calcio è un'azienda tipica. Perché? Ma io devo sentire di Osimhen. Non è fatto che tu devi fare la tenda, la fai, sai come faccio? Il calcio basta un centimetro, una palla sul palo, vai in rete. C'è la casualità, c'è molta casualità. E c'è però una componente che il fattore arbitro, c'è anche il fattore arbitro. Anche fattori esterni, fattori esterni non controllabili, fuori dalla sfera del manager, fattori esogeni. È difficile. Però c'è una componente, a mio avviso, rilevante, che poco, a volte in alcuni dibattiti viene sottolineata, che è la componente psicologica, motivazionale dell'individuo, del calciatore, del giocatore. Perché a volte io vedo in alcuni dibattiti che noi diciamo che qualche calciatore ha giocato male, ma qual è il livello di motivazione? Il professor Albarella ci parlava degli allenamenti fantastici. Il Napoli in questo momento non avrà dei cali di tensioni proprio perché ha tutta gente che non ha mai vinto nulla. Che è motivata. Io credo che Spalletti abbia lavorato. Anche Spalletti è motivato. Saputo trasferire alla squadra questo livello di motivazione. Non ha mai vinto lo scudetto in Italia, l'ha vinto in Russia. Fatemi sentire, prima di andare da Salvio, che cosa ne pensano, come accoglierebbero, accetterebbero un eventuale trasferimento di Osimhen, gli amici sollecitati dalle Vox di Gianluca Iavarone. Poi torniamo in studio. Infedele Levomero, l'uomo in più di questo campionato e di questo Napoli, è sicuramente Osimhen, capocannoniere della competizione. Per lui già si parla di offerte importanti a fine stagione, per i tifosi azzurri deve restare a tutti i costi? Sia un po' difficile trattenerlo perché ovviamente i conti bisogna farli tornare. Credo che se il presidente riceve un'offerta congrua faccia anche bene a darlo. Io credo che il Napoli stia già facendo quello che può fare. Le esperienze passate ci hanno insegnato che il Napoli è una dimensione oltre cui non può andare. Quindi se quest'estate, come credo, venga un'offerta congrua per Osimhen, il Napoli per equilibri sia di bilancio che di squadra dovrà comunque cedere Osimhen. Osimhen è un giocatore fortissimo, solo che a me personalmente non fa impazzire tecnicamente, ma può migliorare essendo un ragazzo molto giovane, esplosivo, quindi è fortissimo. Però per un'offerta importante penso che cederei, perché anche sappiamo che nella storia della Laurentiis anche i migliori campioni che abbiamo avuto li ha sempre sostituiti benissimo. Ovviamente se va tutto per il meglio, se non è difficile che se ne vada, però comunque se poi l'offerta, si dovranno valutare anche l'offerta a descrizione anche del presidente e del giocatore. Ovviamente a me farebbe molto piacere che il giocatore rimanesse, però dinanzi a un'offerta mostre dovrebbe andare via, secondo me. Secondo te qual è l'offerta mossa per cui dovrebbe partire? 150 milioni. Tare fin dove si può tentare, ma le offerte che potrebbero arrivare da campionati dove girano un sacco di soldi, insomma, potrebbero essere tali da doverlo lasciare andare, e credo che tra l'altro il Napoli già abbia idea di chi potrebbe essere il dopo Osimhen, anche se sarebbe bello trattenerlo. Secondo me va ceduto, 150 milioni va ceduto, bisogna rifondare poi la squadra, abbiamo visto quest'estate, no? Con Kim, Kvara, tanti altri giocatori, quindi può essere l'occasione giusta per cederlo e ricominciare con una squadra ancora più forte per puntare alla Champions. Sono tutti quanti possibilisti, cioè nel senso che se arrivano i 150 milioni, insomma, voglio dire... Oh, io devo salutare... Zidane.
si sì. Danno 150 milioni in un anno, e ti sto parlando del 2000, e guai se non l'avessero dato. Ma si danno meglio i giocatori. Però che cosa fece? Comprano 6 giocatori nuovi. Saluto il mio compaesano Salvio Salzano. Pino Annibale, vi chiedo, in caso di scudetto Champions e Juve, si può parlare di triplete? Di triplete, vabbè, il triplete purtroppo no. Vedere la faccia, Pietro che saluta i Milani, buonasera. Che dice Pietro, fammi rispondere. Parlava di un'altra trasmissione, cioè il tifoso amico Crudelli che in questo momento. È venuto? In questo momento. Buonasera, con Quare e Mario Rui siamo imbattibili, che ne pensa Fedele? Federico dalla curva A. Francesco dalla Ferrovia che ci saluta, saluta tutti gli ospiti, siete tantissimi, ci alleniamo seriamente giocando al massimo. Poi... mi spiegano, mi mandano un messaggio, dice, mi spiegano l'operazione. C'è Gigi Porcelli che ci sta seguendo. Sì, ci alleniamo giocando al massimo in campionato per competere bene in Champions. Mi spiegate un po' l'operazione Gollini-Sirigu? Sì, l'hanno chiesto anche qui. Gollini-Sirigu, allora domani dovrebbe esserci l'ufficialità. Sirigu vuole andare via a tutti i costi. E Sirigu. Perché? Questo non te lo so. Non sapeva che veniva qua, facevo così. Poi gli hanno detto che le merette prima o poi aiuto. Non lo so, questo è un pensiero che possiamo avere, ma comunque Sirico vuole andare via. E quindi bisogna accontentare chi non vuole restare. Gollini. Gollini, che è un portiere che è stato anche in nazionale. È andato a giocare nella Totta. Boh, dove gioca? Adesso Gollini insomma ha fatto la riserva a Firenze. E deve fare la riserva. Ma perché? Non sapeva come doveva andarci. Ma no, sono io che sto rispondendo. Però Gollini, a me Gollini piace, a te piace? Io lo conosco. Gollini, dai, l'hai visto so che da giovane sì. È andato in Inghilterra. Perché sì. In Inghilterra se non sei alto minimo 1,90 m non vieni con te. Quindi lui è 1,90. È un portiere strutturato. Però non ha avuto una grande fortuna. È vero, e mi sembrerebbe un po' darsi che viene a Napoli. Ma perché forse Sirico buttava calci e questo dà più tranquillità? Non lo so, lo scopriremo. Non lo so. Non dico cose che non conosco, io la mia serietà professionale non mi può far pensare cose. Salvio, voglio dire, Salvio, un altro, siccome parlava il nostro presidente, parlava di presenze. Tu quando vai da Neafit a piazza, apri la porta e chi trovi? Salvio. Chi trovi? Salvio. Quindi la presenza, voglio dire, che confermi. Comunque seguiamo un team abbastanza importante, abbiamo una clientela, con nostra fortuna, molto, molto esigente, abbiamo comunque una bella... Begli ospiti, sono ospiti da seguire, begli impegni pure da mantenere, perché comunque quello con Federal Manager, con... col Forte Village, cioè comunque prendiamo degli impegni importanti, ma la cosa importante è noi siamo riusciti nel corso degli anni a mettere davanti prima il relax e poi il dimagrimento. Sembra una cosa banale, ma non lo è, e quindi a far vivere la vera e propria esperienza Neafit, che ti porta a un risultato importante in termini di salute, in termini di benessere, in termini di peso. A parte con la mia famiglia, ma io ti ricordi dopo l'estate, sì. Noi abbiamo finito la trasmissione. Di fronte a me non c'era Trombetti, c'era Trombetti gonfia. Era Procida, era il terrazzo. Era Procida, Magnatore, eccetera. E poi vorrei aggiungere che alle cose che Salvio ha detto, che è anche un'impresa fortemente orientata all'innovazione tecnologica. Certo. Questo fa merito, diciamo, alla intrapresa imprenditoriale di Neafit. Noi l'abbiamo verificato con mano, perché i nostri manager che si occupano di innovazione tecnologica hanno fatto un assessment tecnologico insieme a delle iniziative che facciamo in tutta Italia con Confindustria, e facciamo anche per le imprese nostre del territorio. C'era pure il direttore generale di Confindustria. E quindi abbiamo fatto un assessment tecnologico e abbiamo verificato che ci sono elementi di innovazione tecnologica che nascono da importanti ricerche e brevetti di natura accademica, e sono stati applicati all'interno delle apparecchiature accompagna gli amici e accompagna noi in questo splendido percorso che ci porterà anche a dei accompagni manager meravigliosi sicuramente. Speriamo che anche i manager si affezionino all'infedele. Siamo già affezionati. Ogni volta che poi decidiamo nel venerdì, di solito mi chiamate, ci vuoi venire, vieni in trasmissione, allunghiamo sempre di più il passo. Pure l'altra volta guadagniamo
tre punti sì, in più adesso non male, diciamo matematicamente portiamo bene, portiamo anche bene, portiamo anche bene. Quindi, parlando di scaramanzia che all'inizio della trasmissione abbiamo sempre di più il passo scaramanzia. Saluto Salvatore da Copenaghen, ci stanno seguendo da Copenaghen via streaming, saluti a te, all'infinito, a tutte le eccellenze in studio. Basterebbe anche superare solo quota 80 per vincere lo scudetto, credo di sì. In questo giro di ritorno 34-35 punti ed è fatto. Grazie Salvio, grazie a voi, grazie a voi, aspetti che vado in pubblicità, infedele, andiamo in pubblicità, sta arrivando il professore Trombetti, grazie a voi, grazie a voi, stamattina si è esibito anche sulle colonne del Mattino il professore Trombetti, mo leggiamo, voglio capire che cosa pensa lui, la matematica più 12 più 13, mamma mia, ci fermiamo un attimo, a tra poco la parte finale dell'infedele. Amici, eccoci qua, siamo nella parte finale di uno stratosferico infedele che questa sera ci ha regalato, come sempre lo fa settimanalmente, emozioni, divertimento, passione, competenza, eccellenze. La chiusura ovviamente è dedicata come nostra antica tradizione a Guido Trombetti, al nostro capitano. Ciao Guido. Caro Gianluca. Caro Guido, anche questa sera le notizie. Ma mi sbaglio, abbiamo guadagnato 3 punti sul Milan e 3 sull'Inter. La Juve non la conta. Non la contiamo più. Inter, e 2 sull'Atalanta. Attenzione, in questa voglio proprio essere proprio disperatamente. La più in forma. Togli il Napoli. Leo Fausto. L'Atalanta. L'Atalanta. Sì, però piglia gol, ha fatto 3-3. No, ma piglia gol, poi ha pigliato 2 la Salernità. Sì. E beh, vabbè, ma 8, ne ha segnato 8, però. Non significa niente. Vabbè, ma sei un po' di rilassamento. No, volevo ricordare. Ha dato il suo rilassamento. No, dell'Atalanta con 8 gol, un attimo, insomma, non hai la stessa vis agonistica dell'inizio della partita. Che cosa succede stasera? L'abbiamo ricordato, lo diciamo agli amici che si sono messi soltanto adesso in collegamento con noi, che hanno goduto di questo successo di Sarri, della Lazio, 4-0, l'amico dell'infedele Sarri, 4-0 contro il Milan. Allora, fatemi vedere la classifica, perché la vediamo per l'ultima volta, cerchiamo di capire quello che storicamente è accaduto e quello che noi dobbiamo certificare. No, io devo certificare una cosa. Andare in terapia. No, non è sì, intensiva, però. Sì, però scusate, c'è un vantaggio di 12 punti dal Milan, sì, ho capito, ecco. Ma vengo pure con la Serie, di 13 punti con Inter, Roma e Lazio. Domenica c'è Napoli-Roma, quindi diciamo così una sorta di, non chiamiamo scontro, insomma, come dire, la Roma è un ostacolo importante. Ma nessuna squadra, io lo ribadisco, nessuna squadra negli ultimi anni, se non in assoluto con il campionato a 3 punti, parlo dell'Inter di Mancini, della Juve di Conte, ha mai chiuso il girone di andata con 12 punti di vantaggio. Vado dal maestro Guido Trombetti, statisticamente, è vero, com'è la situazione. È tutto vero. E il Napoli ha un solo avversario ed è il Napoli. E questo lo sappiamo. Nel senso che non, per evitare il campionato procede a gonfie vele. Siamo i più forti. Vabbè? Per evitare di avere comunque, non dico ansie, ma minime preoccupazioni. Contrasti sì. Con noi stessi. La squadra deve rimanere concentrata. Perché l'unico vero rischio per cui il Napoli è il nemico del Napoli è che il Napoli va in campo convinto di aver già vinto tutte le partite. E invece le partite si devono vincere. Sentite, ma è così, bravo Ciro Vareale, c'è così, c'è questo corpo che accompagna tutta... Ma se ne va dove? Se ne va in testa alla classe, se ne va a vincere lo scudetto. Devo dire, io per esempio, a differenza di altri, ma insomma i giudizi sono sempre soggettivi, ho giudicato molto positivamente la prova di Salerno. Matura? Una squadra che ha pigliato 8 gol, il tecnico che è entrato e uscito, Enrico, lasciamo... Stendiamo un velo pietoso. Vento, pioggia, bufere, campo pesante. Era una partita che aveva delle insidie. Nicola non ha messo il pullman davanti alla difesa, ha messo un parcheggio intero. È vero? Un deposito di auto. Un deposito di un treno merci con 200 vagoni. Era una partita che
ci voleva grande maturità e grande pazienza, e il Napoli l'ha giocata con grande pazienza. Poi quando un anno tutto ti deve andare bene, trovi pure il gol al 45esimo, vuol dire 47-5 vuol dire che c'è stata anche la protesta della Serenità, ma non avevano contato che c'era perso 20 secondi per il calcio. Vuol dire che la dea del calcio è Upalla, ci vuole aiutare e ci ha aiutato, però il Napoli ha giocato la partita di grande sapienza, grande sapienza. E poi in più, come dice il maestro Fedele, ci sono i confetti. Cioè, quel gol che ha fatto Osimhen è un gol a porta vuota, però è il frutto della rabbia di un giocatore che, a differenza dello stopper della Salernità, quando Elmas ha tirato, lui è andato diretto sulla porta. A proposito di Elmas, mi sbaglio, scusate, ma a proposito di Elmas, ho visto un articolo stamattina, lo vediamo, ma lo è vediamo un giocatore che è cresciuto moltissimo nel ruolo, quando lui, guarda, ecco lui non gioca, l'esplosione di Elmas, giocando un altro colpo da maestro. Enrico, sai che cosa gli ha insegnato Spalletti? Perché noi l'ammarisce anche di Lorenzo è cresciuto con Spalletti, sa inserire molto, lui si sa inserire, c'ha i tempi, tempi dell'inserimento, anche il tiro in porta. Io mi domando, ma come si fa a lasciarlo in panchina? Guarda che il in questo momento è da preferire il professore, il professore lo dico perché io lo preferisco a Zerischi, ma da mezzana. Sì. Ma al posto di Zerischi gioca nel suo ruolo. Forse sai che cosa c'è? Zerischi ha qualche cosa in più pure quando conquista la palla. Lui è un giocatore prettamente d'attacco, cioè lui è un giocatore che gli viene però è meno confusionario. Rispetto all'anno scorso, io il lavoro del tecnico è eccezionale, si vede su Osimhen, su Lobotka li ha fatti diventare due giocatori di statura internazionale, ma anche Elmas ha corretto tutti i difetti. E la mia su Di Lorenzo. Di Lorenzo era un atleta, non era un calciatore. Di Lorenzo è diventato un calciatore. È vero. Premiato anche in nazionale con i campionati europei. Illustissimo lo stesso Trombetti. Cioè mi chiedo, dici scusa. No, finisci perché mi questo chiedo, cambiamo. Ma com'è che questo tecnico non ha avuto le fortune che merita? Perché hai incontrato i Totti. Secondo me, se ci fosse stato Insigne, se ci fosse stato Koulibaly o Ruiz o Mertens, forse con qualche atteggiamento lo avrebbe irretito e lui avrebbe sbroccato. Esatto, ecco. Questa è per cui fare la pulizia nello spogliatoio, sì, è stata fondamentale. Ha giovato innanzitutto a lui. Bravo. Ricordo sempre l'episodio famoso di Castel di Sangro, che è l'origine di questa, secondo me, grande cavalcata, quando Spalletti davanti a 1000 spettatori manda negli spogliatoi Osimhen durante la neve. No, l'ha fatto un solo errore. Doveva tutta la squadra andare via. Sì. Però lui ha avvocato a 16, però io sono il totem. Gianluca, riprendendo il discorso di Enrico, perché poi insomma uno è costretto a ripetere perché dice cose giuste. Se ogni tanto c'è una cosa sbagliata, uno si divertirebbe a contraddirlo. Questa è una squadra di gente che non ha vinto niente. Dal tecnico all'ultimo giocatore. Il tecnico ha vinto all'estero. No, ha vinto all'estero lo scudetto. Mezze promesse, grande campione. L'eterno secondo. Non hanno vinto niente. Allora lui ha trovato l'anno giusto. Con Koulibaly, con Mertens, i giocatori a fine carriera. Non sarebbe stata la stessa cosa. Finiva male. È vero. Finiva, è assolutamente vero. Stiamo magnificando questa situazione. Però ti chiede Guido da Napoli, c'è illustrissimo questo Trombetti. Non crede che per la Juve sia arrivata la resa dei conti? Dopo anni di arroganza, illeciti, condizionamenti, arbitri, campionati falsati, eccetera, eccetera. Io voglio dire quello che penso fino in fondo. Perché noi siamo appassionati di calcio e dobbiamo mantenere l'equilibrio. Quello che hanno combinato con i bilanci, perché non è la plusvalenza in quanto tale. Ha spiegato il professor Firmano questa. La plusvalenza in quanto tale, già l'hanno dichiarato che non è perseguibile, ma è l'uso che tu fai della plusvalenza
per realizzare delle modifiche del bilancio con le quali ti compra Vlahovic, ti compra Bremer, esatto, eccetera eccetera. Va, un impatto sull'aspetto sportivo. E quindi effettivamente sono andati oltre ogni misura. Quando però quando noi diciamo Enrico Juventus, noi ci dobbiamo ricordare anche di Boni Pesti, del presidente Agnello, di John Charles, di Omar Sivori, di lo stesso Boniperti da giocatore, di Scirea. Cioè noi dobbiamo mantenere un profilo dobbiamo alto, rispettare, perché noi amiamo il campo. No, ma noi dobbiamo rispettare quello che ci ha dato Lustro. È vero o non è vero? D'accordo. Ma ve lo ricordate, i più anziani come me sono ragazzi, John Charles, che solo davanti alla porta si ferma perché il compagno era caduto, l'avversario era caduto e si era fatto male. Cioè noi abbiamo visto scene anche di grande sportività, a parte fuori classi come Sivori. Agnelli a domanda risponde, ma perché ha comprato Sivori? È uno sfizio. È uno sfizio. Lì. Ma cioè, allora, lo fece con la Delivo, provò a farlo quindi, con Maradona e non ci quindi riuscì. Tutto questo che sta accadendo a me non mi provoca felicità, no. Mi provoca molta rabbia tutte le ingiustizie che ha subito in Napoli, ma anche con l'Inter a Milano ai tempi di Mazzola. Non è solo la Juve, l'arbitro Conella, ce lo ricordiamo tutti. Allora io vorrei veramente dire ai tifosi napoletani, anche sulle chat eccetera, non eccediamo. Adesso la giustizia farà il suo corso e continuerà a farlo. E ciò dico, farà il suo corso. Hanno tolto 15 punti, avranno altre sanzioni, se le meritano. Però io non gioisco, anche perché siamo concentrati su quelle che è la nostra. Mi ha fatto ritornare con questa. Aspetta, devo chiedere una cosa. Della Juve, sì. Più di 60 anni fa, Stacchini, Boniperti, Charles, Sivori. Buccinelli, ma che squadra! E quindi ci ha fatto vincere tanto poi. Ma oggi vedi ieri è stato il ventennio della morte, l'anniversario dell'avvocato Agnelli. Sì. Ti incuteva di morte. La personalità, spessore, c'è l'amico Sommo, il Sommo del gruppo Ricotta Napoletano, Giovanni, che ci sta seguendo, dice: quello che io dico ai miei amici lo sta dicendo e spiegando il professore Trombetti, persona di altissima cultura. Quindi voglio dire, parliamo di della bellezza, saluto. Non parliamo per cattiveria, non parliamo di accanimento. Quando io parlo del furto dell'Inter di Mazzola, ma io ero un grande tifoso di quell'Inter, perché andavo su tutti i campi d'Europa e si faceva stravedere col suo gioco, con i suoi campioni. Allora noi dobbiamo conservarlo tutto questo, se no tu fai la chat, 200 persone, un insulto all'Inter, no, un di insulto tutto, di tutto di più. Io leggo, scusatemi, leggo, sei infortunato, come si chiama, il giocatore del Milan, è viva, no, io questo lo dico, gli infortuni non si toccano. Enrico, mai, Carlo, tu sei stato uomo di campo, non si dice fa, no, mai, non mai. Carlo da Firenze, ciao Gianluca, saluto Fedele il professore, la mia compagna si è arrabbiata perché io da Firenze, lui sta seguendo via streaming, sto cantando la capolista, se ne va, pure lui sta cantando insieme a noi, Massimo da Marcianise, sai come si... ecco, questo devi imparare perché un coro che accompagna Enrico, questo non può condurre più. No, vabbè. Allora, grazie Ciro. Dobbiamo cambiare conduttore. Massimo da Marcianise, sai come si dice a Napoli? Questo voi si siete maestri, o lusing e nusollieva, o sguarcimento fa bene a salute. Non so che cosa, però mi piace questa. Ciao Gianluca, eccolo qui, giustamente parlare della Juve. Insomma un tifoso della Juventus che insomma non ci ha fatto molto piacere. Che cosa ce ne importa a noi della Juventus? Hai ragione, nessun pregio della storia juventina, perché comunque non supererà mai le schifezze che poi hanno fatto. Ma lascia le schifezze si condannano. Infatti, quel calcio là era un altro calcio. Fammi salutare la nostra amica Claudia da Quarto che ci segue sempre.
quanto potremmo essere orgogliosi di vincere uno scudetto dopo 33 anni con una squadra rivoluzionata, piena di giovani, con una società con il bilancio a posto ed in più una città che è sempre alla ricerca di una rivarsa contro tutti. Già mi viene da piangere dall'emozione. Posso, che bello, grazie. Posso lanciare un tema? Sì. Secondo me la grandezza del Napoli e di De Laurentiis, sai in che cosa si misurerà? Se noi vinciamo lo scudetto, bisogna aprire un ciclo. Sì, non bravo. Deve restare un episodio. Come quello della Sampdoria. Esatto, io concordo, è, come paragone, è quello è il paragone per Sampdoria, quello della Sampdoria. La Sampdoria di Vialli e Mancini. Intendiamoci, Vialli era un grande campione, non era un fuoriclasse. Mancini aveva più classe. Mancini era un fuoriclasse, ma altri non ce n'erano. Chi c'era? Vilcovut, Bari, Lombardo, Odd. Cioè, tutti. Cereso, Torino. Tutti operai specialisti. Questa qua mi piace molto perché Ciro da Via Foria, il magnifico rettore, quale opera letteraria o artistica paragona a questa prima parte della stagione azzurra? Bello questo. Grande, tanta roba. Quale opera letteraria o artistica paragona il professore Trombetti a questo Napoli? È appena chiuso il centenario di Dante. Io dico il paradiso. Il paradiso, bello, mi piace, io lo voto assolutamente. C'è l'amico Ciro che ci sta scrivendo che dice non si può festeggiare con il pullman lo scudetto. Non si può festeggiare perché siccome vincimmo fa ancora fritte, non si può stare il pullman all'aperto. Non si può essere. Maggio. Tu dici a maggio. Le ultime quattro, me le devo far vedere. Sì, ti faccio vedere le ultime quattro, perché basta uno schiocco che Gianluca Iavarone, Ciro Varriale e tutta la redazione è già pronta. Eccolo qua, il rush finale, guarda. Vedi, sempre. Monza, Inter, Bologna e Sampdoria. Quindi puoi trovare che il Monza si è salvato. Con Bologna si è salvato. L'India non dà niente a sparte giù. L'Inter sta lottando per la Champions. E guarda, le altre ne veremo, però ragazzi, io vorrei veramente di condividere insieme a voi questa. Quindi mia, questa sarebbero le a un 4. Mese a maggio. Dal 4 maggio al 4 giugno. Tu sei d'accordo con me, Enrico, che adesso. Grazie, regista. Il compito complicato è vero. Di Spalletti e mantenerli sulla corsa. Sì, sì. Non devono pensare di andare a fare una gita contro la Cremonese. Volevano amministrare, sono stato Guido. Allora ti spiego. Ti fermare, scusami. Prego. Un grandissimo abbraccio all'esimio professor Trombetti, dal quale ho avuto l'onore di avere un bellissimo 30 e lode in analisi matematica 2. Le sue lezioni mi sono rimaste ancora nel cuore. Rio da fuori grotta. E questo va magnifico. Questo è bello perché riguarda la mia professione. Allora, ti prego. Stavo dicendo, da uomo di campo, da scrivania, di spogliatoio, quando si arriva a questo punto, il giocatore, al di là della felicità dello scudetto, pensa ai soldi. Dice, questo è il momento che devo capitalizzare, bravo. Come è giusto che sia. Giusto. Allora, vincere uno scudetto ti permette di andare a parlare per un rinnovo di contratto. E non può la società, se non ci sono delle richieste esorbitanti, dire no. Cioè, tu hai vinto uno scudetto, fa peso. Ogni giocatore è una propria azienda. Se va, ecco perché il Napoli vorrebbe farli prima. Se io fossi il manager degli altri chiuderesti e l'ho fatto. Non chiuderesti adesso. Quando Fabio Cannavaro pigliava il minimo e gli altri pigliavano 100 volte tanto, fui chiamato a dicembre, gennaio, per avere di nuovo dei contratti. Io dissi, ma perché vi... Cioè, nel libro, perciò lo potete leggere. Dico io, ma questi ci danno X, accettiamo. Tu non sai quando sei forte, non sanno manca poco. Aspetta. Allora, e lui dice, il direttore mi sembrava pazzo, come diceva loro. E allora alla fine il pazzo ero io, perché io ho guadagnato 100 volte tanto. Vabbè. Cioè voglio dirti, il calciatore o chi lo consiglia sa. Ma dove deve arrivare, non deve esagerare, non deve tirare troppo la però carico, è un momento nel quale tutte le aziende, ma secondo te se Spalletti che ha un'opzione già
Ma mica lo chiude mo il contatto, chiude a lui. No, sta blindato un Napoli. Un Napoli già c'ha il costo per l'anno prossimo. Sì, basta che fa il rinnovo automatico. Però si pensa credo di un che ci sarà una gratificazione. Certo. E magari c'è un allungamento. Sì, questo è l'obiettivo. Chiudo con voglio chiudere soltanto con questo messaggio di Danilo Truppo che dice, l'amico Danilo Truppo, il 7 maggio c'è Napoli-Fiorentina, 5 giornate alla fine. Napoli-Fiorentina, cosa vi fa pensare? Pensa a te, il 7 maggio rispetto a... Questa sarebbe proprio la degna conclusione di questa coincidenze che ci sta. Vai Guido che siamo in conclusione. Quando tu parlavi prima che rispetto all'epoca dei Boniperti, sì, ma calcio di nato business, tutte ditte individuali, sai che cosa mi ha colpito? Spalletti che dava istruzioni allo bot in inglese. Sì. Cioè questo sta da 3 anni a Napoli, non ha imparato una parola in italiano. È lì, ma il linguaggio del calcio non è che sa da imparare la Divina Commedia. No. Sì, sì. Vabbè, gli amici di Fabio Mandarini, gli secondo me in inglese. Sì, gli amici position. Gli amici di Fabio Mandarini, di Via Chiara, che ci scrivono, se gli levano gli scudetti alla Juve, vanno nel museo, li prendiamo noi, i trofei, c'è puttana. Vabbè. A me non mi credi. Non, gli scudetti. Tutti questi aderenti, ci dovresti procurare una maglia del Napoli cada uno. Sì, poi vediamo. Devo chiudere. Saluto Giulio Tammaro in regia, tutti gli amici, Gianluca Iavarone in redazione. E così chiudiamo con questa 12 più 12 più 13 girone di ritorno. Ci vediamo giovedì, giochiamo d'anticipo, sempre su Televomero. Domenica lo Sport in Campania, saranno campioni. Lunedì, bello del calcio, e martedì di nuovo qui con l'infedele Enrico Fedele, Guido Trombetti e i nostri amici. Grazie, c'è la replica dopo il telegiornale di Fabio Consol. Buonanotte. Buonanotte.